Realizzare di essere molto fortunata è stato come accendere la miccia del mio percorso. È il 2014 e mi spediscono in Sud Sudan, il contesto umanitario per eccellenza. Qui mi dicono, dai, così impari bene. E là mi diranno, guarda che mandano qui le prime missioni solo perché non sanno dire di no. Ho 25 anni e per questo motivo mi mandano in un ospedale che Medici Senza Frontiere gestisce da più di 20 anni, così che io abbia il tempo di capire e di imparare osservando. Ma faccio solo in tempo a capire che forse non sono all'altezza del mio compito, che mi ritrovo su una barca, sul fiume Sobat, in viaggio verso l'Etiopia, insieme ai miei colleghi, per metterci in salvo. Ma come? Non ero io che ero andata a salvare gli altri? Era successo che la linea del fronte, dove le due etnie del conflitto civile in corso, i Dinka e i Nuer, si scontravano, aveva fatto un improvviso balzo in avanti verso l'ospedale. E questo per noi espatriati era il segno che il piano di evacuazione si doveva mettere in atto, senza battere ciglio. Sì, per noi espatriati, quelli ancora una volta fortunati. Mentre viaggiamo, guardo sulla sponda del fiume e sullo sfondo vedo i soldati ribelli che vanno a combattere. Sfrecciano su delle camionette malconce, sparando in aria coi Kalashnikov per darsi la carica. Beh, tutto sommato quello me l'aspettavo. Ero partita per un paese in guerra da quasi mezzo secolo. Ma che cos'è la guerra? L'ho capito solo quando ho visto in primo piano una bambina di 5 anni, non di più, che camminava nella nostra stessa direzione. Era una piccoletta vestita di stracci che sembrava terribilmente sapere quello che doveva fare. Reggeva un fagotto e un bastone. E all'altro capo del bastone si faceva guidare una vecchia, la sua bisnonna forse, cieca. Camminavano per mettersi in salvo. Gli uomini sullo sfondo non erano altro che i mariti, i fratelli e i padri delle due in primo piano. E mentre penso, cala la notte. Dopo poche settimane su suolo etiope, mi ritrovo di nuovo in Sud Sudan e mi mandano a riaprire la maternità in un ospedale che poche settimane prima, durante un attacco, era stato raso al suolo e dato alle fiamme. Lavoro lì da qualche mese ormai e, come spesso succede, il walkie-talkie gracchia nella mia capanna. Guardo fuori ed è quasi l'alba. Questo mi rallegra perché, nonostante la giornata precedente, sono riuscita a dormire abbastanza. Il suono gracchia, quindi non colgo quello che dicono, ma capisco che hanno bisogno di aiuto, quindi mi incammino verso l'ospedale. E sono solo 3 minuti a piedi, a passo normale. Ma quando li percorri, lo fai così alla svelta e lasciando spazio all'immaginazione su quello che troverai aprendo la tenda della maternità, che in un attimo sei già lì. Varco il cancello sgangherato dell'ospedale e vedo due uomini che ne escono, reggendo una brandina, tipo una rete metallica di un letto. E capisco che la situazione che incontrerò è un po' come sempre, ai limiti. In Sud Sudan la stragrande maggioranza della gente abita in capanne di fango e paglia nel bel mezzo del nulla. Non ci sono strade asfaltate, non c'è illuminazione elettrica. E se sei abbastanza fortunato ad avere un ospedale funzionante vicino a te, sai che almeno una ventina di chilometri a piedi dovrai farteli. Visto che durante la notte solo la Via Lattea può illuminarti il cammino e durante la stagione delle piogge diventa tutto un mare di fango impraticabile. Se sei una donna e il tuo travaglio procede bene, ti conviene partorire nella tua capanna. Se invece c'è un problema, c'è una complicanza, devi iniziare a sperare di essere fortunata. Devi avere la fortuna che i tuoi cari capiscano che c'è un problema e decidano di portarti in ospedale e non dallo sciamano del villaggio. Devi avere la fortuna che la brandina famosa, che è un bene di lusso ed è condivisa nel villaggio, sia libera e reperibile per te. Ma soprattutto devi avere la fortuna che la resistenza del tuo corpo e possibilmente anche quella del bambino che porti in grembo siano più forti di tutte le avversità che incontrerai lungo il cammino. Beh, insomma, entro in sala parto, che è una stanza piccola con due letti da parto abbastanza consunti, divisi da una tenda di plastica, un lavandino e una mensola con sopra i ferri del parto sterilizzati nell'autoclave carbone. L'ostetrica sudsudanese mi ragguaglia sul caso. È una donna in travaglio del suo quarto figlio. Le contrazioni sono regolari, la dilatazione è completa e le spinte sono intense. C'è un unico non trascurabile dettaglio, che è la posizione del feto. Questo bambino non vuole nascere di testa o di sedere podalico, ma vuole nascere di gomito, così.
Il mio cervello apre il tomo di ostetricia studiato nella mia cara università di Monza, che in quel momento mi sembra anni luce lontana, e la certezza è una sola: il parto non è espletabile per via naturale. Serve un taglio cesareo urgente, serve una sala operatoria, degli strumenti appositi e qualcuno che sappia fare l'intervento. Però vi ricordate, nell'ospedale dove sono non c'è la sala operatoria perché era stata bruciata poco tempo prima. So che se quella donna non verrà operata presto, a furia di contrarsi, il suo utero si romperà e seguirà un'emorragia e lei morirà in modo più o meno rapido, ma terribile. Esattamente come era successo a un'altra donna proprio il giorno prima, cosa che io non avevo ancora avuto il tempo di rielaborare. Beh, insomma, il tempo è poco, quindi chiamo il capovillaggio e gli chiedo se può organizzare un volo per trasferire la paziente in capitale. Peccato che piove. In Sud Sudan un volo non si improvvisa così e non c'è niente che decolla e niente che atterra su un mare di fango. Do alla donna i pochi farmaci che abbiamo a disposizione per cercare di calmare le contrazioni, anche se so che il travaglio di una donna sa essere potente come un tornado e non c'è farmaco che tenga. Il battito cardiaco fetale non si sente più. C'è solo la donna a cui pensare ora. Passano 3 ore che mi sembrano infinite finché la potenza di quel corpo di donna, in un modo pressoché inspiegabile all'ostetricia tradizionale, riesce a modellare quel corpo di figlio senza vita e farlo passare nel canale del parto e darlo alla luce. La donna è salva, è viva. Io sono incredula, esausta e molto sollevata. Mi incammino verso la mia capanna e incontro Tito, il capovillaggio sudanese, un uomo alto, magro, senza un occhio e coi denti davanti belli separati, tipico dei Nuer. Lui, in quanto capovillaggio, sa già quello che è successo in sala parto e si congratula con me. Al che io cerco di chiarire, gli dico che io non ho fatto un bel niente e che la donna è stata solo molto fortunata. E gli dico, she was just lucky. E lui mi sorride e mi dice, lucky is good. Ileana, lucky is good. Il Sud Sudan mi resta nel cuore e nel 2016, quando mi propongono di tornarci, accetto senza neanche pensare. Mi mandano in un enorme campo profughi a 130 km a nord dal posto dove ero stata nella prima missione. E lì ho di nuovo una grande fortuna. Incontro alcuni dei colleghi sudsudanesi con cui avevo già lavorato l'altra volta. Sono troppo felice di ritrovarli. Vivi. Tra un parto e l'altro mi raccontano del perché sono dovuti scappare e del come l'hanno fatto. E visto che le rappresaglie si intensificavano al calare del sole, la gente che scappava doveva avanzare durante il giorno e nascondersi nelle paludi durante la notte. Dovevano passare la notte con in braccio i bambini perché il fango arrivava alla loro vita. Rhoda è un'ostetrica molto in gamba, oltre che di una bellezza unica, e mi racconta delle donne che si mettevano in travaglio durante quelle nottate e dei parti assistiti con il nulla, e dei cordoni ombelicali tagliati con i pezzi di lamiera. E c'è un parto nello specifico, il cui ricordo è come se non la lasciasse tranquilla. Continua a ripetermi le manovre che ha fatto per salvare i bambini, perché era un parto gemellare, e come per cercare la mia approvazione. Anche io le dico che è stata una grande, e che per quella madre e quei bambini lei è stata un vero dono di vita, e che sono stati fortunati. E penso di nuovo a Lucky's Good. Questa e mille altre storie mi fanno pensare che i nostri colleghi locali sono i veri eroi. Nonostante siano loro le prime vittime della guerra, hanno la forza di venire a lavorare con noi di giorno e di notte per prendersi cura dei nostri pazienti. Seppur traumatizzati, hanno la forza di venire e lenire il trauma della loro gente. È come se sapessero mettere in pausa il ricordo degli orrori che vivono ogni giorno, dei parenti e degli amici ammazzati, degli stupri, della fame, per venire a prendersi cura dei nostri pazienti, che sono a volte i loro nemici. Quando nel 2017 abbiamo aperto una maternità nel Kurdistan iracheno, a pochi chilometri da dove si svolgeva la battaglia per la liberazione di Mosul dall'ISIS, trovare delle ostetriche disposte a venire a lavorare insieme a noi vicino al fronte è stato quasi impossibile, perché tutte avevano paura, giustamente. Finalmente riesco a mettere insieme un team molto eterogeneo, un mix di curde, di irachene, di yazidi, di siriane. E se pensate alla storia di tutti questi popoli vi sembrerà impossibile. Eppure loro lavoravano insieme, in sala parto, in prima linea,
per prendersi cura di altre donne stremate dalla guerra. Passa un anno e come ostetrica sono molto entusiasta perché mi propongono di andare in una delle più grandi maternità del mondo, a Khost, in Afghanistan. Parlo di una vera e propria fabbrica di bambini che ne sforna più di 23.000 all'anno, che sono una sessantina in media al giorno, ma alle volte anche un centinaio. Sono numeri da far girare la testa che non mi sembrano possibili neanche dopo esserci stata. Qui in Italia, se assisti tre parti in una notte, sei autorizzata a sentirti tosta. La ricordo, le ostetriche afghane letteralmente collassate a terra dopo un turno di 14 ore di notte, in quel caos dove due o tre donne travagliavano nello stesso letto. Una realtà ai limiti, dove la vita nasce e dove la vita resiste. Un po' come per Bibi, che partorisce la sua quarta figlia sulle montagne e arriva da noi che è incosciente, in shock emorragico, è quasi morta. Per provare a salvarla non ci resta che volare in sala operatoria e toglierle l'utero. Per farlo però abbiamo bisogno del permesso del marito, che non è sempre una cosa facile da ottenere. Quindi corro da lui insieme all'interprete e parto già un po' prevenuta, come pronta a doverlo convincere usando del tempo che in quegli attimi non c'è. E invece mi trovo davanti un uomo di montagna con la pelle bruciata dal sole e la barba lunga. Mi sembra un povero tra i poveri, che mi ascolta attento. Forse non coglie tutto quello che dico, ma capisce che non gli resta che darci piena fiducia. E appone l'impronta digitale sul foglio del consenso informato, perché non sa firmare. In Afghanistan non mi ha neanche permesso di guardare un uomo negli occhi, però io lo vorrei abbracciare. Sotto i ferri, il cuore di Bibi si ferma non una, ma ben due volte, e poi riparte. Cosa quasi inverosimile con gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione. La situazione è estremamente critica, però l'intervento termina e Bibi è ancora viva. Durante la notte però la situazione degenera di nuovo, il suo sangue è come impazzito, non coagula più. Quindi non ci resta che tornare in sala operatoria e riempire la sua pancia di garze per cercare di fermare il sanguinamento, richiuderla e stare a vedere. E così facciamo. Passano due giorni e la situazione sembra tenere. Quindi ci prepariamo per tornare in sala operatoria e togliere quelle garze che sembra abbiano fatto il loro lavoro. Quindi ci riprepariamo di nuovo, siamo tutti molto tesi, lavoriamo in modo silenzioso e preciso. Ed è proprio Bibi a rompere quel silenzio, perché ci guarda e in pashto dice: state tranquilli che io ce la faccio. E così succede. Dopo tre settimane Bibi se ne torna sulle sue montagne con la sua bambina. Ed è piena di vita. She was just lucky. Lucky is good. Fortuna e vita. Vita e fortuna a braccetto. Quella fortuna che io ho avuto, realizzare di averla mi ha fatto vibrare e mi ha spinto lontano per cercare di restituirla. Quella fortuna che ho visto essere l'ago della bilancia tra la morte e la vita. Quella vita che va onorata e apprezzata cercando quello che ci fa vibrare. E a voi? Che cosa vi fa sentire vivi? Che cosa vi fa vibrare?